compagni appunto così poco avvezzi a questo tipo di battaglie si rifugiano molto su di lui, nel momento in cui, e credo sia naturale e umano e comprensibile, nel momento in cui lui ci è mancato, ognuno degli altri si è preso qualche responsabilità in più, come dobbiamo fare regolarmente. Non dobbiamo dare la palla a lui, che è un ottimo attaccante e lo sfrutteremo come ottimo attaccante, però fermarsi e guardarlo. È un po' l'errore che stiamo facendo perché le prime due, tre partite dove siamo stati sterili, alla fine lui comunque ha fatto bottino, quindi gli altri giocatori si affidano a lui anche troppo.